Siamo con Valerio Griscuoli per parlare di calcio, anche perché da quest'anno Valerio ricopre una veste importante, sarà eh, l'addetto alla comunicazione del nuovo Audax Cervinara, quindi diciamo che gli ultra daranno una mano alla nuova società e questa è una, una grandissima novità perché è una doppia veste per gli ultra. Iniziamo dal, dalla prima, gli ultra per quale motivo hanno, hanno stretto questo accordo con la nuova società? Allora, innanzitutto ringrazio Usetti TV dell'attenzione per il nuovo Audax Cervinara che si appresta a lottare in Eccellenza e si appresta a difendere i colori di questa città. Io personalmente, appena abbiamo visto che Angelo Magnotta ha lottato e ha mandato in campo questa nuova scommessa, noi, come Ultras della vecchia guardia, abbiamo deciso di dare una mano ad Angioletto e alla società. Perché meritano e soprattutto io, come giornalista pubblicista, darò il mio contributo insieme a uno staff di malare del Cervinara, per difendere, ripeto, la nostra storia e guardare avanti, cercando di portare avanti un campione di eccellenza senza puntare chissà dove, ma puntare ad una vittoria. Sarebbe quella del Cervinara ai cervinalesi. Raudoc Cervinara che ha ufficializzato Simone Cioffi come primo calciatore della, della nuova era, se possiamo definirlo. Ora mi dicevi che c'erano delle novità, possiamo già dare qualche altro nome? Al momento noi eh, dichiariamo ufficialmente che tutte le novità e le firme dei giocatori saranno ufficializzate sul sito dell'Audax Cervinara e via via tutte le testate saranno informate. Per ora aspettiamo l'ufficializzazione di alcune conferme, ma ripartiamo da Simone Cioffi come capitano, da Pasquale Uriano come allenatore da Pasquale Ferrara direttore tecnico e Silvio Maglione come direttore sportivo quindi pensiamo che al momento più che i nomi del singolo giocatore abbiamo uno staff che può puntare molto in alto e ripeto puntare in alto non significa non vincere l'eccellenza e andare in serie d ma portare a termine il campionato a testa alta quindi chiudiamo questa chiacchierata perché eh, avremo delle, nelle, nei giorni a venire le ufficializzazioni. Chiudiamo questa chiacchierata dicendo una sola cosa, abbiamo parlato di cervinaresi. Cervinaresi però che si sono fatti rispettare dovunque siano andati nell'ambito calcistico. Ricordiamo Silvio Maglione è un team manager importante, Pasquale Ferrara è stato un allenatore e poi per sua scelta ha smesso la casacca e ora è il responsabile dell'area tecnica perché ha tanti begni lavorativi. Angelo Magnotta, che abbiamo detto che è un ultra passato alla presidenza, al di là di tutto questo, in un girone, perché abbiamo visto il girone in cui è il Cervinara con sette avellinesi e una Sannita che è la Forza e il Coraggio e sei napoletani, Diciamo è un girone, io dico tolte 3-4 squadre abbastanza equilibrate, volendo, al di là di quello che hai detto tu, si può sognare anche in un altro modo cammin facendo. Io penso che innanzitutto dobbiamo vedere il mister e diciamo, il settore tecnico cosa riusciranno a mettere in campo a breve. Il Cervinara, l'Audax Cervinara, merita eh, di rimanere tra le migliori società dilettantistiche campane. L'obiettivo nostro è quello di. A passo, con molta tranquillità, passo per passo di arrivare. A difendere la categoria innanzitutto senza fare salti nel vuoto oppure cercare di arrivare in serie di giusto eh, per. Cervinà cioè, deve costruire un percorso che può e deve avvicinare innanzitutto la cittadinanza allo sport e all'inclusione. Il resto poi, le vittorie, le categorie non è un problema, le conquisteremo piano piano. Ora riportiamo l'entusiasmo a Cervinale perché purtroppo con la gestione Giordano e non me ne voglia l'ex presidente c'è stato un distacco tra comunità cervinarese e calcio e questo è il primo gap da colmare. E soprattutto io voglio fare un invito sia agli ultras perché abbiamo i nuovi ribelli che già sono pronti a difendere il nome e il prestigio di Cervinara, ma anche e soprattutto a tutti i tifosi del Cervinara sia... In loco, in territorio, ma anche e soprattutto agli emigranti, perché gli emigranti possono essere e potranno essere la forza in più e l'arma in più che Cervinara, come collante di una comunità umana, può dare. L'Audax siamo noi e cercheremo di difendere col coltello dei denti la nostra storia.